donna. Ciao, è stato un piacere. Grazie anche per noi, un abbraccio. Davide, grazie anche a te di avermi ospitato. Senza di voi la mia esperienza a Toronto non sarebbe stata così divertente. Io vado definitivamente via da casa di Davide e donna. È stato un piacerone, siete stati molto ospitali, molto più della mia aspettativa. Buona fortuna a Toronto, ciao. Grazie, grazie. Alessio e Samantha, come un orologio svizzero, sono venuti qua sotto casa e adesso mi stanno accompagnando a Montreal. Io continuo a pronunciare con la T perché mi piace di più, cioè è più bello. Ragazzi, indovinate cosa ho lasciato a casa di Davide? Il cappello, quello di ieri, quello che tutto ieri mi sono vantato di quanto fosse bello e di quanto fossi fiero di averlo. Sono un cretino. Comunque mi diceva Alessio che qua le strade non sono come quelle italiane, non sono drenanti, e quindi quando guidi con la pioggia è molto più rischioso. Pausetta numero 1, colazione. Sebbene io in realtà l'ho già fatta stamattina, ho mangiato il ciambellone che mi ha fatto donna. Mangiare fa sempre bene, non è vero, fa male, però io ho sempre fame. Ci starebbe fare una bella recensione del McDonald's canadese. Non so se è il momento adatto perché non posso ordinare più di troppe cose, anche perché non ho troppa fame. Ah, hanno copiato Tim Hortons, vedi, fanno la colazione stile... Assomiglia molto a Tim Hortons, hanno i panini con l'uovo, i bagel, le piadine con il tortino di patate. Plain or multigrain bagel? Multigrain. And a bottle of water? Yes, thank you. Ho preso un bagel con uovo, carne e formaggio. Ah, è buono, è meglio di Morton's. Colazione canadese al McDonald's approvata. Ed è molto carino il logo a forma di Canada che sta in tutti, che sta dentro il logo del McDonald's. E ho speso $7. Spendo sempre $7 ogni volta che prendo qualcosa da Tim Hortons o che faccio merenda. Spendo $7. Di nuovo in macchina e adesso mi faccio scarrozzare per 4 ore di fila. Grazie Alessio. Pausa numero 2, il diluvio è finito, o meglio, noi ce ne siamo andati dal diluvio a quanto pare, nel senso che qua ancora non ha piovuto, quindi siamo solo scappati. Pausa pipì. Pausa numero 3, questa volta per pranzo, e ci siamo fermati in una, nella versione americana degli autogrill, che sono queste grosse piazze piene di fast food. E qua c'è Wendy's, McDonald's, A&W, che sarebbe quello tipico canadese. E penso però che torneremo da Wendy's, perché dopo che l'abbiamo provato la scorsa volta abbiamo voglia di riprovarlo, ma questa volta provare l'hamburger doppio. Dov'è l'entrata? Questa è l'entrata? Tra l'altro non l'ho detto nello scorso video, ma Wendy's è stato fondato nel 1969 da un signore, e Wendy's era sua figlia, l'ha fondato in nome di sua figlia, ed era famoso perché faceva questi hamburger molto freschi, quadrati. Marcello? Yeah, so, can I call you Mark? Yeah, of course. Is that okay? Yes. Is that cute? Is that on the top of the camera? Yeah, this is a microphone. Oh, that's so cool. Patatine di nuovo approvate, molto buone. Questa volta l'hamburger doppio, sperando di non distruggerlo mentre lo mangia. È decisamente buono, e la carne si sente che è buona. Buono non è una buona descrizione, scusate, assaggiatelo, non so che dirvi. Provo a dare un commento, a parte era buono. No, secondo me era esattamente identico agli altri. È un hamburger che sembra un pochino di meno l'hamburger di un fast food, un pochino di più l'hamburger normale, specialmente quello doppio, perché la doppia fettina di hamburger e quindi è proprio più corposo. Per il resto, in questa settimana a Toronto io ho mangiato come uno schifoso, ho speso un sacco di soldi e devo tornare in linea, quindi ora che torno a Montreal, torno in linea, mangio meglio, la mia pelle ci dovrebbe migliorare. Qua in farmacia ho comprato, ho speso $18, ho comprato una cremina per la pelle e il dentifricio che mi era finito e basta. Questo in realtà poi non c'entra niente, sono io che mi ero strizzato un bufalo gigante perché mi ci sono proprio accanito. 4-5 giorni che ho questa crosta e comunque non posso permettermi di continuare a mangiare male. Non è che mi sono allenato, è stata una settimana di perdizione. Ok, scusa, faccio questo bicchiere prima di fare un casino. Aggiornamento, mi sono fatto una pennica, sono quasi le 4 e fra un chilometro dovremmo sbarcare davanti a casa, cioè davanti al mio Airbnb, che è lo stesso della prima, del primo soggiorno a Montreal. Svolta a destra e prendi Avenue Atwater, Rue, poi svolta a sinistra e prendi Rue Evelyn. Direi proprio di sì. Sono ufficialmente davanti alla mia casetta in Canada. Grazie Alessio, grazie Samantha, ciao, alla prossima. Sono arrivato a casa, devo fare un po' il punto della situazione. Questi giorni a Toronto sono stati molto belli, però un po' caotici perché sono stato sempre con persone, sempre in giro. Ho avuto meno tempo per montare, per organizzarmi, per fare un sacco di cose, e quindi adesso devo fare un po' il punto per quanto riguarda le spese, vedere che clip ho fatto, mettere in ordine. Devo avvantaggiarmi col montaggio perché sono rimasto indietro quando stavo a Toronto. Comunque in molti mi avete scritto: non c'è niente da fare a Montreal. In realtà c'è sempre qualcosa da fare ovunque vai, magari ne parlerò meglio in altri video, però è un po' stupido pensare, classificare i posti in base a cose da fare.
fare, perché le cose da fare le decidi te in base a quello che ti piace. Detto ciò, penso che in realtà Toronto sia più interessante, nel senso avrei fatto meglio a fare base a Toronto, visitare Montreal per 5 giorni come ho fatto con Toronto e poi tornare a Toronto. Invece ho fatto esattamente l'opposto. Insomma, sarebbe stato meglio magari stare più tempo a Toronto. Però alla fine, who cares? It's me, Mario. La situazione e il dopodomani rispetto a quello che state vedendo adesso, però fate finta che sia lo stesso giorno. Ci ho messo un po' per organizzarmi. Ok, scusate per il salto temporale e spaziale. In questo momento mi trovo all'Little Italy, ma lo vedrete fra due video. Dall'inizio della vacanza ho speso 2.000 euro, 2.100, considerando però che 8.70 sono di volo, 5.20 sono di Airbnb. Poi per il resto fortunatamente sono stato ospitato da Davide, quindi non ho pagato anche l'Airbnb a Toronto, altrimenti avrei speso anche di più. Ho speso un centinaio di euro fra attività varie, quindi salire sulla torre, sull'altra torre, entrate, accessi, cose varie. Altri 160 euro, se non mi sbaglio, di spostamenti, quindi autobus, metro, treno per andare a Toronto, eccetera eccetera. E il restante, che sono circa 450 euro, l'ho speso in cibo, che sono un sacco di soldi. Sul cibo potevo risparmiare, ma non l'ho fatto, sia perché volevo fare video, sia perché non sono stato molto risparmiatore, sono stato meno furbo del solito. Sono passate 2 settimane, penso riuscirò a stare sotto, quindi 3.000 euro totali entro la fine della vacanza. Probabilmente sarò sui 2.005. Per quanto riguarda il discorso viaggiare da soli e solitudine, l'aggiornamento è: a Toronto sono stato molto in compagnia. In realtà la solitudine, diciamo, c'è stata solamente la prima settimana di Montreal e devo dire non l'ho sofferta. Devo dire un'altra cosa: l'Airbnb dove sto qua a Montreal è come dormire in casa famiglia. Cioè c'è la padrona di casa che mi fa la colazione quando mi sveglio, chiacchieriamo un sacco, mi racconta la storia della sua vita, porta gli amici a casa, mi prepara la cena. È praticamente come stare in famiglia. Quindi, inoltre, l'altro ieri non l'ho firmato, ma sono uscito la sera come un bravo ragazzo della mia età, perché andando in giro avevo conosciuto dei ragazzi, con cui probabilmente riuscirò, magari faccio qualche clip questa volta. Non ho fatto clip perché mi sentivo in imbarazzo a portarmi la fotocamera in un locale e quindi non l'ho fatto. Magari lo farò la prossima volta se sono un po', magari faccio qualche clip col cellulare. In queste 2 settimane di vlog finalmente sono tornato a vloggare. È stato molto bello e soddisfacente. Lo aspettavo da un anno praticamente di fare questa cosa qua, da quando sono tornato dalla Cina che volevo ricominciare a fare degli vlog. Sono molto contento della vostra risposta. Sono molto contento dei vlog che ho fatto io, sebbene posso farli meglio, li farò meglio. E soprattutto voglio farli più budget, nel senso che questi vlog sono vlog di viaggio alla fine. Per farvi capire, nell'ultimo periodo prima di viaggiare la percentuale di femmine si era ridotta al 10%. Adesso che ho ripreso a viaggiare, la percentuale di femmine è tornata al 30%. Che va benissimo, però devo essere Marcello. Sto trovando un modo per rendere questo format, lo cambierò leggermente, i budget vlog, per renderlo invece più strutturato e non dimenticarmi la parte più budget dei vlog. Il fatto di viaggiare è collaterale, è perché mostro la mia vita. L'obiettivo del mio canale è essere Marcello Ascani e mostrarvi il mio percorso, cercando di essere un buon esempio, cercando di darvi informazioni utili su come si sopravvive nel mondo. E non voglio fare la guida turistica, non me ne importa niente. Lì nello studio, ci vediamo domani.